Ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vediamo insieme come si fa il drink Old Pal. Bene, vediamo insieme quali sono gli ingredienti e gli strumenti che ci servono per costruire questo drink. Come vedete, abbiamo già messo la fedai, il mixing glass e la coppetta di servizio. Andiamo ora a togliere l'acqua che si è creata all'interno del mixing glass. E cominciamo a mettere i nostri ingredienti. È un drink che ha come base alcolica il rye whisky. Prendiamo un wild turkey e andiamo a metterne circa un'oncia e mezzo. Ci sono diverse versioni, poi quando vi spiegherò la parte storica vedete che è un drink che si presta a diversi tipi di bilanciamento. Abbiamo poi dry vermouth, io ce l'ho qua in mezzo al ghiaccio, perché ricordiamoci il vermouth va sempre tutto in fresco essendo un vino. Qui un po' più bassi, direi un'oncia è più che sufficiente. Come terzo e ultimo ingrediente utilizziamo un bitter gagliardo, per il quale ringraziamo Marco. Se vi interessa approfondire questa tipologia di prodotto vi lasciamo il link in descrizione. Anche qui possiamo tranquillamente metterne circa 30 ml, quindi un'oncia. Perfetto. Andiamo ad aggiungere ora un pochino di ghiaccio nel nostro mixing glass e andiamo a raffreddare e a dare la giusta ebollizione al drink. Perfetto, andiamo a svuotare la nostra coppetta da ghiaccio e mi raccomando, togliamo sempre l'acqua in eccesso e poi andiamo a filtrare. Ecco qua. Ragazzi, assaggiate questo drink perché è veramente un drink buonissimo. È praticamente il padre di diversi drink che noi conosciamo. Visto così sembra un twist sul Negroni, ma è nato molto molto prima e possiamo dire che è un po' l'antesignano del Boulevardier. Il drink è finito, guarnizione. Una bella scorza di limone. Sui vecchi ricettari IBA, sulle vecchie liste IBA si trova l'arancio, ma secondo me il limone si sposa molto meglio con il rye whisky. Quindi, come sempre, andiamo a spruzzare gli oli essenziali sulla superficie, andiamo a fare il rim anche intorno al bordo del bicchiere e lasciamo dentro la scorzetta. Ultimo passaggio, come sempre, il nostro tovagliolino di servizio e il nostro Old Pal è servito. Cheers! Eccoci ragazzi per dare due dettagli storici sulla invenzione e la creazione dell'Old Pal. È un drink che ha una storia un po' particolare perché siamo all'Harry's New York Bar di Parigi e famosissimo perché, come sapete, lì ci lavava un certo Harry McAlone, autore anche del Harry ABC of Mixing Cocktail, libro su cui appare appunto questa ricetta. L'Old Pal, se vogliamo, è un po' l'antesignano del Boulevardier e più successivamente ancora di quello che sarà poi il Negroni. Fa parte un po' di quella famiglia di twist che a mio avviso è bene conoscere ed è bene provare. Per quanto riguarda il nome Old Pal, Harry decise di dedicare questo drink al giornalista newyorkese che però lavorava a Parigi seguendo le attività e gli eventi sportivi del vecchio continente, che era solito chiamare tutti i suoi amici e gli sportivi che intervistava appunto Old Pal, quindi vecchio amico. Ed è così che Harry decise di creare questo drink in suo onore e dargli appunto questo nome per omaggiare il giornalista statunitense. Ragazzi, come sempre io vi ringrazio per il tempo che ci dedicate e la passione con cui ci seguite. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di seguirci sul nostro blog. Ciao e alla prossima!